Buongiorno regia, Mirko Bonocore. Buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno anche a Madrolindo e a Tassotti. Ma basta questo buongiorno a Tassotti, basta che sarà dormendo peraltro. Buongiorno invece ai miei, Alessio Nardo e Riccardo Cotumaccio, buongiorno. Buondì Valentina, Alessio, Mirko. Buongiorno, buon venerdì a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno ragazzi, buongiorno, buon venerdì. Io stamattina già ho tirato 3-4 cose per l'aria, proprio ho iniziato benissimo. Perché? È perché ogni tanto funziona una cosa, mi sono già merode, cioè sono i 7 minuti di venerdì 24 aprile già merode, vedo la notizia. Mo spero mi passi presto, perché proprio non abbiamo iniziato. Ma non fortunatissima questa tua settimana, Perché? Pure ieri mattina al telefono, ma oggi vola tutto. No, vabbè, ieri non trovavo il telefono, non mi sono manca arrabbiata, veniva da ride. Stamattina invece mi dà fastidio quando non funzionano le cose. È proprio una cosa, un urto di nervi di quelli che proprio, vabbè, mo passa. Insomma, raccontatemi qualcosa, che dite? Ma cos'è che non funziona? Tutto. Nel dettaglio. Ma il dettaglio fa affari tuoi, in generale, un sacco di cose calma, non funzionano. Capito, non è che noi dobbiamo stare a sciorinare le cose che non funzionano, lascia perdere, no? Io ho parlato chiaramente del malfunzionamento del mio computer senza vergognarmi in questi giorni. Ma io non è che mi vergogno. Non si vergogna dei suoi malfunzionamenti, Valentina. Tra l'altro questo insomma da parte di un uomo è molto apprezzabile. Tu invece cosa fai? Ci nascondi tutto? O magari, visto che non si tratta di cose mie, evito, perché sono una signora, se cambiamo di argomento è meglio. Ecco. Ce la fate, che diciamo? Che bello, buongiorno, hai fatto colazione? Quindi che fai? Lanci il sasso ma nascondi la mano? Io moglie meno pure se sta a casa, ci credi? Ci credi? Mo gli tiro una scarpa, vediamo dove arriva. Mo sfido, voglio arrivare. No, arrivare... Tu crei curiosità in noi e negli ascoltatori e poi non approfondisci l'argomento. Perché ora tu sei una scimmietta. Non si fa. Comunque. E tu sei una scimmietta curiosissima, ho capito. Ma lo scimmione che sbatte anche i piattini, Alessio? No, non ce lo vedo sbattere i piattini, se rimagna i piattini, Alessio, okay. Secondo me. Brava, è così. condivido. Ragazzi, comunque volevo segnalare, senza chiaramente dire il nome, anche perché non lo conosco, anzi, diciamo che sono più persone, come intanto arrivano questi messaggi educati, non quelli da psicotici, lasciamo la che imbavare, manco scomodo la polizia postale, perché guardateva allo specchio e andateva a ripone. Però ci sono alcuni, ogni tanto scrivo, buongiorno, ti è di conoscerci, usciamo, a parte io dico, ma malapena riesco a vedermi male perché mi abita un metro, ma secondo voi no? Mora, a prescindere dal sempre, ma è un momento storico in cui qualcuno devo chiedere di conoscere. Però è apprezzabile il tentativo. Ma cosa? La follia è apprezzabile, ma che sta da dire? È come quando Lentella va a giocare in casa del Barcellona e attacca, capito? E prova a essere aggressivo. Cioè, nel senso, ci vuole anche coraggio nella vita, bisogna apprezzare il coraggio. No, questo per carità, il coraggio va apprezzato sempre. Però insomma. In più vale, poi tu devi accettare anche questa tua dimensione da celebrità che ti porta poi ad avere queste avances, giusto? Oh, partono gli 883, no, ma quale celebrità, per favore? Oppure questa dimensione da gnocca, insomma, credo che comunque alla fine il risultato sia lo stesso. Sì, anche questa è un po' travisata, però va bene, sì, ma l'accetto, sorrido anche, ringrazio sempre, peraltro sono molto educata, rispondo sempre, però mi sembra un po' azzardato, come dire, vabbè, ho detto, ecco. La regia del celebrità, diva così, insomma, neanche a tirartela così. Ma come tirarmela? No, sono semplicemente onesta, che mi tiro? Ma esci con i nostri ascoltatori. No, mo ho detto, appena si può facciamo una bella, proprio ci diamo una bella punta, come si dice a Roma, se diamo una punta. Dai, ti tacco. Se diamo proprio una punta, se vediamo tipo a Circo Massimo, ognuno si porta la birretta, si mettiamo là per terra, tranquilli, a me l'estate piace così, tutti a chiacchierare. Ecco, niente cene, seduti, impostati, come che poi quello c'è dietro non ci parli. Chi viene, chi vuole viene, ci vediamo tutti insieme e si chiacchiera, ci si abbraccia appena si può. E facciamo il contest, vinci un'uscita con la Catoni. Chi porta più birra per me è Alessio Nardo. Così ci restano. Ah, che bello. Ah, va bene, ok. È tutto qui. Mi devo prestare a questo giochino terribile. Viva l'Italia! Oh. Yeah. Vabbè, però calmatevi adesso, ma che cos'è questa cosa qua? Prego. Cosa Ricche. Abbiamo chiesto stamattina? Abbiamo chiesto una domanda molto netta che riguarda un po' tutti noi. Che cosa vi manca di più della Roma? Questa è la domanda di stamattina. Fine.
Esatto, così generica, carina, insomma, che abbraccia, carina, che un po' va sul ricordo magari positivo, anche se non era una stagione in cui stavamo cercando di vincere la Champions League, che perché non vi stavamo partecipando, però io dico, no, ma poi mi permetto di aggiungere non cosa vi manca della Roma di quest'anno, attenzione, esatto, ma in generale, cioè nel vostro rapporto tifoso-squadra, cioè quella la premessa che non ho specificato, che non abbiamo messo, è questa qua. Poi no, cosa vi manca delle prestazioni degli ultimi giorni e delle ultime settimane, no, cosa vi manca in assoluto di quello che vi dava, le emozioni che vi regalava la Roma. Tommaso, adesso tu devi essere onesto e non controllare Google. Calla. Devi assicurarmi con grandissima onestà che non controllerai Google. Adesso facciamo questo piccolo esercizio. Vediamo se con Tommaso, a distanza di quasi due mesi dall'ultima gara della Roma, ricorda a grandissime linee la composizione della rosa della Roma di quest'anno, della rosa della Roma attuale. Partiamo con i tre portieri. L'avverto questa roba qui. Allora, i tre portieri, ma perché mi fa sta cosa? Comunque, vabbè, Paolo Lopez, Antonio Mirante e Fusato, sì, sono i tre portieri. Ok, i tre portieri ci sono. Bravo, perché due già l'avevo rimossi, quindi pensa. Tu ti giuro non mi ricordavo, pure su Mirante se dovevo riferire ci fette un attimo, non mi ricordo. Io su Fusato ho avuto paura. Sei stato bravissimo, te lo giuro. Il primo scoglio è superato, va bene? Il primo scoglio è superato. Allora passiamo ai difensori centrali. Dimmi i difensori centrali della Roma 2019-2020. Partiamo dal comandante Federico Fazio. Ah, che un altro ragazzo che ha scritto la storia anche di questo club, che è Juan Jesus. Oddio, sì. Dio santo. Poi sicuramente il nostro Chris Smalling. Sì. E a sto punto è Mancini. Dopo Smalling è facile, dai, sì. Okay. Ma scusa, hai dimenticato due giovani virgulti. È vero. Uno tanta personalità, un paio di cartellini, troppo temperamento. Ok, e già sei Sedin, bene. E ne manca uno di difensore centrale? Sì, dai, fresco. Nuovo arrivo. Appena arrivato, quasi mai visto. Cioè, nel senso, insomma, così. No, mai visto praticamente. Sì, esatto. Non so se se la faccio il viso o faccio fatica. Ma i Bagnets? Bravo. I Bagnets, come no? Sono sei difensori centrali della Roma. Vediamo. Okay. Guarda, perché sai, un conto è parlarne tutti i giorni. Allora, è vero. Ti ricordi facilmente. Un conto è così staccare un attimo la spina per quasi due mesi. Vediamo se così la memoria funziona ancora. Mi dici i terzini della Roma, caro Cotomaccio, dai, che sono i più nominati della stagione, quindi forse ce la facciamo. Sì, qua dai. Dai, Santon, Bruno Perez, Kolarov, e te ne mancano due. Ti manca quello che sta sempre bene, sicuramente. Te ne mancano due. Spinazzola e Zappacosta. Bravissimo, bravo. Non pervenuto, già è tanto pure là che te lo ricordi, insomma. Ieri, scusa, Ale, quello che sta sempre bene è Zappacosta. Ieri, no? Ale, c'era un titolo in mezzo al Corriere, alla ripresa ci pensa Dykes, certo. Sì, Dykes che non gioca tipo da... Scusa, mi è venuto la ride e ti ho pensato, potete andare avanti. Dykes che incontrai un anno fa, tra l'altro. Io ho comprato il fantacalcio e si è rotto, poi sai. Sì, è vero, l'avevi pure incontrato. Pure io, l'ho comprato con tanta speranza, invece dopo tre... Mai dopo la partita con la Roma si è rotto, sì, e non è più rientrato. Va bene, passiamo ai centrocampisti, dai. Caro Riccardo, parto dall'acquisto più azzeccato degli ultimi anni, Javier Pastore. Parto, vabbè, poi Lorenzo Pellegrini, chiaramente. Il mio Veretout, che tanto ho voluto, Jordan Veretout. Poi, vabbè, vogliamo definirlo centrocampista, Nicolò Zaniolo? Ma sì, dai, te la faccio passare, dai. Centrocampista e poi quanti ne mancano? Ne mancano, guarda, se parliamo di centrocampisti centrali ne mancano tre.
Allora, Cristante sicuro, anche se non so se il centrocampista sia 600 rinnovi anche. Ah, beh, la grande sorpresa di quest'anno, ovvero Amadou Diawara. Sì. E poi no, l'ultimo non mi viene, sono sincero. Dai, l'ultimo arrivato. Vedi? È l'ultimo arrivato, perché sono gli ultimi arrivati che non abbiamo veramente mai visti, Ale. Titolare dell'ultima gara vinta dalla Roma. Sì, titolare dell'ultima gara giocata dalla Roma a Cagliari, con Villar. Villar, allora. Non dobbiamo dimenticarlo. Tra l'altro sta a Roma a farsi la quarantena tutto sto ragazzetto da solo, a 20 anni. Sì. Chiudiamo a questo punto con gli attaccanti, vediamo un po'. Attaccanti Edin Dzeko, il mio amore, Kalinic, che tra l'altro nel momento in cui iniziano a segnare hanno chiuso tutto. Esatto, una tragedia. Però prima da Dubot gli ha dato, Nicola. Appunto, è finito il calcio. Poi guarda, qua me lo ricordo bene l'ultimo arrivato, perché mi ha, non dico entusiasmato, ma mi ha dato la speranza di vedere qualcosa di buono in futuro, che è Carles Perez. E poi vabbè, Mkhitaryan l'ho detto già, no? Mkhitaryan, bravissimo. Mancano tre, abbiamo concluso la composizione della rosa della Roma. Allora, sicuramente Kluivert. Sì. E... dai, un giovane e un vecchio di su. Vabbè, un vecchio addirittura? Rispetto a Kluivert, no? Rispetto ai professionisti. Ce li ho. Dai. Allora, il vecchio è Peppe Rotti. Ole. Sì. Diego Perotti e il turco. Applausi. Bravo Rick, guarda che non era così semplice, perché siamo un po' imbulsiti e un pochino arrugginiti, giustamente. Cioè, adesso parliamo di tutt'altro. Di chi mi ero dimenticato alla fine? Dei nuovi acquisti. Gli attaccanti li hai detto. Hai gnazzicato sui nuovi acquisti, ma c'è stato i Bagnets, ragazzi, sì, manco che faccia sabbia. Un pochino gnazzicato, però insomma, dai. Però sei stato bravo. Ragazzi, ho sofferto profondamente sul terzo portiere, lì ho detto a casa, inizio così è finita. No, ma infatti, e poi sui difensori anche. Quando hai sparato bene i portieri ho detto ha vinto, cioè, perché era una parte più difficile secondo me, visto che alla fine non li vedi mai. Se inizi bene hai la carica per chiudere. Esatto. Secondo me i più difficili da ricordare erano appunto i nuovi, quelli arrivati a gennaio, soprattutto i Bagnes e Villar. Mm-hmm. E quantomeno Carles Perez ha fatto quel golletto contro il Genk in Europa League, che è un pochino, no, ce lo fa ricordare più facilmente. Un altro difficile da ricordare è Zappacosta, perché non ha giocato praticamente mai, quindi poverino. E poi anche Setin, che è un altro che si è visto pochissimo. Quindi comunque bravo Riccardo, perché ti sei ricordato a distanza praticamente ormai di 2 mesi dall'ultima gara della Roma, ti sei ricordato l'esatta composizione della rosa giallorossa. E ripeto, non era così scontato, perché ogni tanto anch'io mi sono fatto questa domanda in questi giorni, ma fammi un attimo ricordare, ma Roma, quali sono i giocatori attuali della Roma? Perché ormai non vediamo la partita da un sacco di tempo, e quindi qualcosina potrebbe anche sfuggire, evadere dal nostro cervello, dalle nostre menti, dalle nostre memorie. In realtà no, ci siamo sul pezzo e siamo pronti anche noi eventualmente a ricominciare, giusto, soprattutto perché dobbiamo allenarci molto meno, per cui insomma non incapperemo, credo, in infortuni, mi auguro. Se dovesse realmente riprendere il campionato a fine giugno, inizio luglio, poi vedremo, insomma, inizio giugno, metà giugno, poi adesso non abbiamo ancora certezza in questo senso, fra qualche settimana sapremo. Perché lì sulla destra in casa giallorossa c'è una bella concorrenza con Zaniolo, Under e Carles Perez. Con il recupero di Zaniolo diventano tre là davanti, sul versante destro, e caspita, viva l'abbondanza. Viva l'abbondanza e viva anche le sfide sane, che magari fanno tenere tutti quanti pronti. Così è un po' il senso delle cose. È vero che un po' tutte le bestie si stanno riprendendo il proprio territorio, eccetto una, ovvero Paolo Rocchetti con Ponte Tazio. Purello. Perso il controllo di Ponte Tazio. Possiamo classificarlo ufficialmente come bestia, Rocchetti. Dai, ma poverino. Io non ho nessun dubbio, Paolino lo è, come tutti noi del resto. Ma siamo che bambini, dite? Sì, sono tutti bestie. No, Rocchetti è veramente una bestia, dai. Sentite, ora, a parte tutto, volete dare una risposta al nostro, oltre che leggere qualche messaggio? Prego Alessio. Io la vorrei dare. La stampa è uscita alle 8:02, che vedo saluta e non rispondete più, che io vi conosco, voi mascherine. Sì, molto continua a parlare dei piccioni. Tanto Vale chiaramente fa rispondere prima a noi, così almeno prendi tempo. Io ti rispondo subito se vuoi, a me non manca.
Pensa. Cosa? Al momento non mi manca, sono sincera, non sento mancanze particolari. Insulti per Valentina. Ho capito, ragazzi. Tu dici che io sono zazzerista, io mi prendo certi vaffanculi per tutto quello che dico e che penso, perché non ne faccio mistero e tu lo sai bene perché lavori con me da un sacco di tempo, quindi lo sai bene. Però sono onesta. Ci stavo pensando un po' da ieri che avete fatto questa domanda. Potevo fare la figa e rispondere un sacco di cose. Ah, mi manca quella pensione, oddio, mi manca andare là, l'emozione. Non me ne frega niente. No, non è vero che non me ne frega. In questo momento, però, non sento la mancanza, sono sincera. Mi piacerà riabbracciarla, anche perché sarà proprio il sintomo positivo del fatto che la nostra vita tornerà un po' alla normalità. Ma in questo momento specifico, non ti dico, oddio, mi manca andare. Ma se fossimo stati primi in classifica o secondi a un punto della prima, che sarebbe mancata. Se c'avevo una 40 stavo in passerella, che vuol dire coi sé, non è che andiamo tanto avanti, amore mio. Probabilmente, forse, no, magari avrei rosicato perché è mancata, avrei detto fatemi ricominciare perché voglio vincere, come giustamente dicono questi qua a fianco, ma ognuno ha i suoi interessi. O magari non l'avrei detto uguale, non te lo posso dire perché non è una situazione che sto vivendo. Chiaro. Però può darsi quello che tu sotto tra le righe dici, il fatto che non sia una Roma negli ultimi anni particolarmente coinvolgente, questa è una verità, purtroppo ci portiamo appresso, forse un po' incide il fatto che la stagione pure questa fosse veramente molto a fatica. Non nascondo che è possibile che incida sulla mia mancanza in questo momento. È possibile, perché comunque era l'ennesima stagione molto faticosa, quindi ci sta, magari con un campionato più avvincente, una squadra più coinvolgente, ti avrei detto mi manca tanto, non lo so. Però in questo momento non sento particolari mancanze, sono veramente sincera, ora potete mandarmi a quel paese. Oh, però posso dire che almeno Valentina ha sempre risposte molto sorprendenti. Sì, questo sì, questo sì, questo sì. No, ragazzi, adesso sì, non è che vi vendo il fumo così. Insomma, io ho la fortuna di abitare molto vicino allo stadio, quindi quando gioca la Roma non devo farmi troppi chilometri in macchina, non devo stare lì a smadonnare per un parcheggio, quindi diciamo che ho questa piccola fortuna abitando molto vicino all'impianto. Però ecco, la cosa che mi manca di più è proprio uscire di casa e farmi il pezzo a piedi che mi porta fino allo stadio, no? È quasi una sorta di rituale vedere la gente che pian piano si avvicina allo stadio, vedere le famiglie, i bambini, tutte quelle bandiere, tutte quelle magliette della Roma, tutta questa gente che si muove in massa per andare a vedere la partita. È veramente una sensazione particolare, una sensazione bellissima che solo chi frequenta lo stadio stabilmente può riconoscere. Poi quando si entra all'interno dello stadio, quegli odori, quelle sensazioni, quel clima particolarissimo che si vive, ecco, questa è la cosa che mi manca di più, l'avvicinamento, quando esco di casa per andare allo stadio, quando poi entro allo stadio per vedere la partita. Questa è la cosa che sinceramente mi manca, l'atmosfera, vedere tanta gente appassionata, tanta gente che ovviamente si muove per seguire la propria passione. Questa è una cosa che sinceramente mi manca molto e che spero di rivedere presto. Tra l'altro per te, Ale, è una figata pazzesca. Io avevo mia nonna che abitava con mio zio, mio cugino, mia cugina, nella via dietro dove sei tu, e quando andavano allo stadio attraversavano il ponte, erano arrivati. Abitare lì è una figata pazzesca, cioè sì, quando ti interessa. Quando niente, non ti interessa il calcio, praticamente una punizione, però. Devo dire che è sicuramente una fortuna, anche perché veramente la vicinanza è assoluta. Cioè, Alessio ascolta i concertoni gratis. A voglia, sì, esatto. Io tu non sai quanti concerti della Vasco Rossi mi sono sentito da casa. Cioè io spalanco la finestra quando canta Vasco e mi entra la voce di Vasco in casa. Sì, io sono mica capitata da quelle parti. Io ho detto al prossimo concerto figo vengo da te, ci mettiamo un terrazzino con una boccia di vino e ci sentiamo il concerto. Che bello, è una figata bello, pazzesca. Bello. Va pure verso il tramonto e faccia, quindi proprio veramente perfetto, devo dire, come situazione. Sì, ecco, questa per esempio è una cosa che mi mancherà quando magari la Roma andrà a giocare nel suo nuovo stadio, fermo restando che spero che la Roma possa farlo presto. Certo. Spero che possa avere presto il suo stadio, però questa cosa qui mi mancherà, questa piccola comodità che ho un po' mi mancherà. Il concetto di presto l'abbiamo superato da più di 3.000 giorni, ma lasciamo perdere, questi sono altri discorsi. Riccardo, a te cosa manca? Guarda, adesso ti arrabbierai perché... Come mi arrabbio? Perché ho una risposta da tifoso e una da
se vogliamo, addetto ai lavori. Ti ha sempre due risposte questo, ma manca... che... mandalo, mandalo, sì. Mandalo a Cagher, Valentina, mandalo subito. Un'altra volta, cioè qua c'è una doppietta. Come fai ad avere due risposte per una domanda così? Che ti manca davvero due risposte? Vabbè, ma il concetto... Non sono accettate due risposte. Guarda questo, come dite a me, vabbè, c'è un alter ego che si chiama Franco, non ho capito. Ma vabbè. No, ma fatemi argomentare. Scusa, possiamo fare un applauso a Cotumaccio, poi gli do spazio per la risposta, perché ieri credo che la sua domanda a Bruno Pizzo l'abbia battuto ogni record di durata. Cioè, sei ore! La domanda di Cotumaccio a Pizzo è durata, credo, 8 minuti. Ma guarda che io veramente, solo Rocchetti, beh, solo Rocchetti però, si salva. Scusa, no, scusami, erano due domande che ho compresso in 40-45. Perché tu secondi. C'hai sto problema del due comunque, che nessuno ti ha detto che ne puoi fare due, allora. Ma scusate, ma c'ho Bruno Pizzul, ma gliene faccio due. Ma sì, ma se tu parli sentiamo meno lui, pensa, da un'altra notizia, asciuga. Ma capito, che, capito, 40 secondi per due domande. No, era un minuto. Era un minuto. 52 secondi, mi diceva la regia, sai che buono cuore sulla precisione. Su, stiamo là. Senti, dai, dacci questa risposta, forza, che è mezzogiorno. Posso ringraziare anche Bruno, perché poi è stato, lo chiamo Bruno perché Bruno abbiamo lavorato tanti anni insieme. Lui è stato molto carino per aver risposto in maniera altrettanto lunga, cioè ho scatenato la sua immaginazione. Uno e viene da Nettuno, ricordiamo. Esatto. Beh, chiaramente lui. No, comunque mi manca tantissimo e da morire, pur avendo visto poche partite con gli amici negli ultimi anni, perché sapete, per lavoro molto spesso o siamo allo stadio o comunque stiamo molto attenti alla gara e ci possiamo concedere poche distrazioni, ma veramente l'abbraccio con gli amici al fischio finale, non tanto al gol, che poi al gol lo tengo sempre un po', però al triplice fischio ti liberi quando vinci, chiaramente ti liberi di tutte quelle sofferenze, di quella tensione, e abbracci forte gli amici. Quello mi manca veramente fisicamente, a parte poi gli abbracci ci mancano in generale. E piccola postilla, da detto ai lavori, e comprare il giornale la mattina e vedere la Roma in prima pagina ed essere orgoglioso della vittoria del giorno precedente. Quello è un po' una fissa mia, io ho sempre collezionato i giornali, e quando la Roma vinceva, quando la Roma si portava a casa la bellissima vittoria e il giornale dedicava, che sia la Gazzetta, il Corriere, dedicava l'intera prima pagina alla Roma, mi emozionavo sempre e lo portavo con me con grandissimo orgoglio. Ecco qua. Cotumaccio ha detto poc'anzi, da addetto ai lavori, sono ovviamente costretto a stare attento a ciò che avviene in campo. Ricordiamo che Cotumaccio durante la partita della Roma guarda i trailer, questa è una cosa che è stata documentata e testimoniata dal sottoscritto, per esempio, quindi ecco, ho smentito ciò che ha appena dichiarato Cotumaccio. Io ricordo che le prove di questo non esistono, quindi voi avete tutta la facoltà di credere o meno ad Alessio. Nardo spione, poi tra l'altro, dai, non si dice. Ma poi non è mai avvenuto. Alessio gioca su questo, ma non è mai avvenuto. Ricordiamo un altro episodio in Fausto, risalente proprio all'attuale stagione, Roma-Napoli, che è stata una delle partite forse più entusiasmanti della Roma. Il successo per 2-1 contro il Napoli ancora allenato da Carlo Ancelotti, era credo fosse inizio novembre, e sul 2-1 eravamo al 95esimo, calcio di punizione per il Napoli con Milik che si apprestava a batterlo. C'era uno stadio che era praticamente in preda al panico perché stava per appunto stava per battere Milik la punizione. Cotumaccio, capito, si gira verso di me e mi fa: ma Milik chi ce l'ha il nostro fantacalcio? Ecco, durante l'ultima occasione, no ragazzi, guarda, veramente poi l'abbiamo anche coinvolto in questo fatto del fantacalcio, ha completamente spostato tutto il centro. Senti, Ale, impazzita. Ale, apri la chattina, quella anche con il Rocchetti, mi commenti questa foto? Mi servi tu per l'Amarcord. Non ho scritto nulla, ti ho mandato solo la foto che mi ha girato Lorenzo, che è in lacrime oggi. Sì, infatti ti sto mettendo alla prova. Beh, tu hai messo in difficoltà Riccardo, io metto in difficoltà te, ognuno ha le sue difficoltà. Beh, qui mi metti in difficoltà perché io ho buona memoria, essendo dell'87, ho buona memoria di ciò che è avvenuto in casa giallorossa da una certa stagione in poi, ecco, dalla stagione 94-95, tanto per intenderci, cioè, da lì che ho iniziato a seguire stabilmente la Roma. Questa immagine è un'immagine precedente. Ma il quesito qual è? Scusatemi. A quella stagione. Non c'è un quesito, quindi... voglio capire se Alessio acchiappava la nostalgia del nostro Lorenzo di questa mattina. Quindi intanto vedi con Lorenzo. Posso provare ad azzeccare. Ed la è legata a questa data, quindi è legata alla data di oggi. Io provo ad azzardare. Prova. Chi prova ad azzardare? Provate tutti e due. La stagione provo io, ma 90-91, possibile?
cioè, dovrebbe Rizzi... essere la semifinale di Coppa UEFA di ritorno. Di Coppa UEFA, sì. Il gol di Feller all'ultimo istante. Sai perché la ricollego? Perché vedo la tuta Barilla in sottofondo di evidentemente uno dello staff dell'allenatore o comunque della Roma, okay. Ed è la stessa che si vede indosso a Francesco Totti nella finale, mentre lui faceva il raccattapalle e al triplice fischio lui abbandona il campo con quella tuta addosso, un po' triste, che chiaramente la Roma aveva appena perso la finale di ritorno di Coppa UEFA, e mi ricorda esattamente quella tuta là, quindi mi sembra anche a me 90-91 e anche a me Coppa UEFA, sì. E Lorenzo ci dice di sì, ecco, poi continua a scrivere non so cosa, tra poco magari ve lo ricordo. 24 aprile del 91 esattamente, Roma Brandi con il gol di Fiorella, era l'ultimo che ci regalò la finale appunto di Coppa UEFA, poi persa, ecco, purtroppo contro l'Inter nella doppia sfida, sì. Buona partita da parte di Pellegrini, ora spazio, quindi può spingersi in avanti, effetto il traversone, testa di Bertold, mischia, arriva Desideri, palla di Rizzitelli, gol di Rizzitelli, ha raddoppiato Rizzitelli al 43esimo, è il secondo in realtà tempo, segnò Feller e passa a abbracciare, lo stadio, no? Olimpico, sì. Per il raddoppio di Rizzitelli. Giorgio Martino, diciamo che durante la cronaca ma neanche si sbagliò, perché fu un'azione molto molto convulsa, sì, è che lì per lì non era chiarissimo, esatto. Invece il gol fu di Rudy Feller, che fu autentico trascinatore in quel percorso che europeo, tedesco, fu davvero pazzesco Feller, quella fu la sua migliore stagione in assoluto, mm-hmm, con la Roma, trascinò anche la Roma la vittoria in Coppa Italia, mm-hmm, quell'anno, fu davvero un tedesco volante pazzesco, tra l'altro appena reduce, fresco fresco dalla vittoria mondiale contro l'Argentina proprio a Roma, lo stiamo ricordando ieri, e quella 90-91 fu la migliore stagione di Feller con la Roma, e questo gol, il gol col Brandi ci portò dritti in finale di Coppa UEFA, poi purtroppo la finale non andò benissimo, ci consolammo con la Coppa Italia, ma la Roma avrebbe potuto fare una doppietta storica quell'anno, Coppa UEFA più Coppa Italia, purtroppo non andò così. Mannaggia, non sia mai, che la storia ci dice bene, non sia mai, no. Lasciamo perdere. Purtroppo no, immagino oggi il nostro Federico Nisi, che tra l'altro insomma, di questo episodio parla spesso, chissà. Tra l'altro ricordiamo che in Coppa Italia in finale battemmo la Samp, e quell'anno vinse lo scudetto, non era proprio la Samp più scarsa di sempre, fu la Samp che l'anno successivo andò in finale di Champions, di Coppa Campioni, esattamente, perdendo proprio contro il Barcellona a Wembley con un gol di Rambo Koeman, che poi quella sbaglio fu la prima Coppa Campioni del Barça. Sì, quella è stata, vero, la prima, sì, la primissima. Ah, guarda che stamattina dall'impasse su Fusato, ragazzi, però poi è come abbiamo stappato qua, Oggi veramente, mazza, che bellezza. Sì. Oggi grande Marcord. Guarda, sì, questa immagine la metterei anche sulla nostra pagina, così per... È vero. Mi piace come ricordo da nostra... Perché è una di quelle immagini che non vedi spesso, cioè spesso poi anche da parte nostra, no? Pubblichiamo immagini viste e riviste. Un giorno sarebbe bello chiedere anche ai nostri ascoltatori le immagini meno note, cioè meno pubblicate, meno condivise. Questa è una di quelle, no? Veramente le immagini più originali, a volte anche inedite. E quindi sono d'accordo con questa iniziativa. La pubblichiamo e chiediamo, magari potremmo chiedere anche la foto preferita in assoluto, ecco, dei nostri ascoltatori in futuro. Se avete qualche foto, qualche immagine, non so, di Tetrazze, di Cesar Gomez, ecco, mandatecela, così almeno la pubblichiamo sulla nostra pagina, perché Omari Tetrazze. Che era anche un videogame per il Game Boy, il Tetrazze, no? Quello in cui dovevi mettere insieme i mattoncini, no? Omari Tetrazze, che arrivò nel gennaio del 97 assieme a Candelà. Io ricordo tante ironie su questo doppio arrivo, perché sembravano due medicinali, a Roma prende Tetrazze e Candelà. Poi ecco, uno ha avuto un certo tipo di percorso con la Roma e l'altro invece un po' più sfortunato, però due uno destini. È diventato pure romano praticamente, che va a Candelà è rimasto. Praticamente sì, sì. Paolo combina guai! Le notizie di mercato tu dai, prima o poi una la prenderai. Oh, 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 Paolo. Comunque il delirio di mattina. Paolo, buongiorno. Paolo Rocchetti. Buongiorno. Questa era cattiva però, dai. Vabbè, guarda, a me questa me leva la vita in ogni caso. Un messaggio finale, che io pensavo fosse una...
fatto non so chi invece è un'ascoltatrice pazza completamente, che la mattina ci ha mandato questo audio fantastico, che la adoro e l'abbraccio, però veramente vabbè. Paolo, comunque che dire, da stamattina poi che ti chiamiamo in causa perché tu dormi o forse no, e noi ti nominiamo mille volte, ti fischieranno le orecchie, zia. E invece no, non dormo perché vi stavo sentendo e mi avete dato della bestia, bravi, sì, bravi, bravi. Sì. Dell'eternamente piccolo, del capo de Pontetazzo che però non riesce ad andare al ponte, macello stamattina, poi oggi più del solito devo dire. Oggi poi ci seguivi, quindi insomma è uscita anche. Infatti a un certo punto ci ha commentato sul gruppetto e te calla. Oggi ci sta spiando e sente tutti i nostri commenti. Vabbè, ma sono sempre bonari, Paolino, insomma. Ma sì, amici. Poi c'è Paolo Maledei che tutte le mattine ti nomina in qualche modo. Paolo! Ti ricorda che. Aspettando i picchetti, perché probabilmente torneranno da quello che si dice. Oggi è un più sì, no? Sfogliando il petalo. Sì. Oggi è. Spetalo. Non è mamma, ma oggi è forse si gioca. Sì. Ieri era forse non si gioca, oggi è forse si gioca. Ecco, va bene. Io veramente non lo so, perché ogni giorno è petalo, bello, è un momento petaloso, quindi questo per il calcio italiano è molto petaloso. Lo vogliamo riassumere così, un momento petaloso, quindi molto confuso a casa nostra. Beh, chiaramente confuso, lo vediamo, ogni giorno c'è un più sì o un più no. Quindi in questo momento diciamo che si gioca, dai, diciamo, in questo momento potrebbe giocarsi, ecco. Mettiamo così. Dobbiamo capire che succede ovviamente con il governo, però ieri la Federazione Italiana Gioco Calcio ha prorogato la chiusura fino al 2 agosto, quindi ufficiale c'è la data entro la quale bisognerà finire la stagione in corso. Questo è stato prorogato ieri, che è un segnale, no? Come anche no? Perché dopo dal 3 dovrebbero partire le coppe europee, Champions League ed Europa League, questo è quanto ha detto la UEFA. E noi, stando a questo, diciamo che oggi è una giornata, dai, più positiva, diciamo così, per la Serie A. Quindi l'idea è che si torni a giocare. Magari domani sarà diverso, però oggi valutiamo quello che è uscito oggi. La Roma ha intenzione dal 4, se ci sarà l'ok di tornare ad allenarsi. C'è un'app per il lavoro a distanza, dal pezzo di Alessandro Ostini del Tempo si evince questo, quindi un'app per Fonseca, il suo staff e tutta la squadra, un'app specifica che viene utilizzata dai giocatori per collegarsi in tempo reale tutti insieme per l'allenamento. Quindi dal 4 probabilmente, se ci sarà l'ok, si potrà tornare in campo ad allenarsi. Vediamo sempre. Perché poi tra l'altro leggiamo pure però, no? Caso, eccetera, eccetera. Sì, e poi a fronte diciamo delle ipotesi di ritorno al gioco, a parte tutte le preoccupazioni collaterali, Paolo, perché poi uno degli argomenti che maggiormente fa dibattere sul tema è: sì, e se poi esce qualche nuovo contagio, come ci comportiamo? Perché è lì che fai, rifermi tutto di botto, perché poi è un attimo, no? È vero, sì, che nel caso dovresti controllare tutti i giocatori e tutte le risorse, quelle che in maniera contata e necessaria dovrebbero partecipare a questo ritorno del carrozzone, prima accertandoti che siano assolutamente non contagiate né contagiose, ora se ci sono tutti i metodi per scoprirlo spero di sì, e poi farle vivere in pratica in isolamento tutto il tempo. Certo è che poi nel momento in cui qualcuno dovesse uscire per qualche motivo come contagiato, lì vai a ribloccare tutto, c'è un po' un macello. Ma certo, poi se pensiamo che ci sono giocatori che sono ancora positivi, tipo Sportiello, che è un caso raro, vero, però tamponi positivi, ragazzi, Porello pure lui è una cosa infinita. Quindi bisogna prendere tutte le cautele del caso e vedere che cosa succede. Se dovesse esserci un nuovo positivo in Serie A, riblocchi tutto, oppure non lo so, lo metti in quarantena, inizi a fare tamponi a tutti gli altri giocatori. È un problema anche questo. Io non ho idea di come sarà, sinceramente. Lo scopriremo solo vivendo questo, perché è tutto un forse. Stiamo parlando solo di forse da un mese a questa parte, per quanto riguarda almeno la Serie A. Quindi loro hanno intenzione di finire il campionato, di portarlo a termine, e vediamo se ci riusciranno.
Vediamo, caro Paolo. Tra l'altro, insomma, dovessero riuscire, no, diciamo così, a farlo riniziare e a non avere impasse durante, ora poi vedremo anche le strutture scelte, le regioni, insomma, veramente, se poi si deciderà qua di farlo riprendere, tante saranno le argomentazioni. Infatti stanno impazzendo, io ho sentito, diciamo, direttamente, no, all'interno, qualche fonte all'interno del Ministero dello Sport, perché poi ieri mattina anche parlavamo sia con te prima che con Daniele Romanaco poi, del fatto che ci aspettavamo qualche decisione, qualche comunicazione, qualche non dico qualche certezza, ma insomma qualche tassello un po' più preciso e deciso, e in realtà poi ieri ci hanno detto che il Ministero chiaramente ha preso tempo per capire un po' come funziona. Non è perché Spadafora non abbia voglia di perdere tempo, chiaramente il discorso è che da questo grande call è uscita completamente la discrepanza di opinioni su moltissime cose, non sono d'accordo per niente, e quindi bisogna andare al di là del fatto di dire sì in maniera unanime, che poi è quello che ci viene detto, ma sono tanti i punti su cui non si è in accordo e per forza di cose serve più tempo. Detto ciò, leggo anche, Paolo, se doveste comunque tutto riuscire in qualche modo a riprendere, chiusura il 2 agosto o classifica con meriti sportivi, quindi comunque si stanno pensando delle alternative, perché anche come tempistiche bisognerà dare una fine a un certo punto per riprendere poi. Bello, aveva detto anche Malagò, qualora dovessero riuscire, uno pensare anche un'ipotesi più, un'altra soluzione, che è quella della classifica. Quindi Roma in Europa League, purtroppo per noi, e le altre quattro in Champions. Qualcuno sarà scontento perché magari voleva lottare per vincere il campionato, ma non sarà così e deve accontentarsi dell'entrata in Champions. Quindi c'è anche questa ipotesi qui che ci sta, anche perché con i tempi non si può andare oltre. Ripeto, la prossima estate ci sarà un europeo da giocare, c'è il prossimo campionato che deve iniziare. E quindi in qualche modo bisogna fare, quindi ci sta anche questo tipo di soluzione, secondo me. Anche secondo me, anche perché se non dai mai un termine non riesci mai ad organizzare la prossima stagione, e questo anche, dicevamo, è invece fondamentale, perché se non si vuole veramente incappare in una crisi totale e gravissima, è la prossima stagione che deve tornare a funzionare alla grande. Questo è il discorso, perché questa in parte quantomeno l'hai giocata. Se tu guardi a rotoli la prossima, è un disastro per tutti. Esatto, è lì il problema, secondo me, reale. Può iniziare chiaramente con gli stadi vuoti, però il campionato deve partire con una data certa, quello del prossimo anno. Va strutturato bene le coppe. Rischi qui di fare un bel pastrocchio se vai avanti con questa ipotesi, riprendiamo a giocare questo campionato qui, almeno secondo me, perché ti ripeto, c'è un altro caso di Covid, che facciamo tra i giocatori? Rifermiamo tutto un'altra volta, e quindi tutto questo processo, tutto questo meccanismo che avevi messo in atto, che fa? Si riblocca tutto di nuovo, e quindi rimani così nuovamente, dovrai assegnare tramite classifica. Poi magari giochi delle partite, altre non te le giochi, è un problema anche questo, ci sono ancora dei recuperi da fare, tante squadre devono recuperare parecchie partite. È un bel dilemma. Io personalmente userei la classifica e penserei al campionato del prossimo anno, però qui c'è l'idea di tornare in campo, quindi vediamo un attimino che succede. Dobbiamo sì vedere un attimino che succede per forza, caro Paolo. Intanto ti racconto quale voglio commentare con te un paio di copertine di questa mattina. A parte, mi fa volare la Gazzetta, che mette sempre chiaramente, no, il flash o in sovratestata, mette la schermata, diciamo virtuale, così insomma la stampa, o di spalla sinistra, che comunque, come diciamo ieri con Daniele, è un'apertura, però poi il riquadro più grande parla sempre del Milan o della Juve o degli addominali di Cristiano Ronaldo, eccetera. Vabbè, volo. Il Corriere dello Sport è continua a tifare per il fatto che si giochi per far vincere lo scudetto alla Lazio, mi fa volare anche questo. Forse il più centrato in questo momento mi sembra il Romanista, che tra l'altro, per assurdo, pur essendo un giornale chiaramente schierato, perché il Romanista, mi sembra il più, Romanista. Mi pare il più obiettivo, però a me fa veramente un po' sorridere se ci pensiamo, no? Quindi vabbè, comunque è sempre chiaramente molto sul pezzo e sulla cronaca di quello che sta succedendo, e tra l'altro oggi è anche un po'
forzato il nostro Daniele che col titolo l'estate sta finendo con la palla sulla sabbia, nel senso che poi alla fine in realtà sembra già tardi, chiaramente, però insomma se si perde un altro po' di tempo a decidere di non decidere, forse ha ragione assolutamente Daniele, qui il tempo stringe, non si può andare oltre, ripeto, c'è il prossimo campionato che è la cosa più importante secondo me, quindi bisogna pensare soprattutto a quello, e se si va avanti così, sì, forse inizia, forse si allenano, vediamo a giugno, vediamo a luglio, vediamo agosto, poi ti ritrovi a settembre che ancora è lunga. No, vedi, certo ragazzi, questa canzone solito mette una tristezza, solitamente è settembre inoltrato, tipo, ne manca agosto, ormai la mandiamo a settembre inoltrato, l'ascoltavi ai villaggi vacanze, le ultime giornate, dicevi no, non voglio lasciare gli amici, andare piccolo, mo stiamo a aprile, capito, non sappiamo neanche se riusciamo a mettere i piedi nella sabbia senza fare i turni con i target, conto target, plexiglass intorno alla testa. Sentire quella cosa dei turni, bella, no, che vabbè, sono impazzita, cioè no ragazzi... Questa è dentro una scatola di plastica. Ma poi che vuol dire? 4 ore per uno e l'altra qua, cioè, poi che fate? Mi cacciate a casa, mi seguite? Te ne vai a casa. No, sì, ragazzi, esatto. Cioè, io mi faccio arrestare quest'estate, credo. Ma non mi rompete le palle, cioè, metto 8 mascherine, ma non mi scocciate, lasciatemi perdere, vado su uno scoglio, lasciatemi stare. Oh, vabbè, no, a parte insomma, a proposito di quello che state dicendo, volevo segnalarvi che io sono arrivato ufficialmente in pescheria. Ma che ce frega? Quindi, insomma, sono pronto ad acquistare quanto promesso stamattina, vi aggiorno se volete in tempo reale, come fosse un live di un arrivo di pallotta, ecco, raccontiamolo così. Cioè, ma cosa fa cronaca sul suo andare in pescheria? Allora, sai qual è il momento in cui potrebbe mitomane su tutto. Sì, su questo non abbiamo dubbi. Riccardo, l'unico motivo per cui potrebbe interessarci fino in fondo è che tu con un globo qualsiasi ci mandassi qualcosa. Allora, se ci vuoi spedire qualcosa a me, a Paolo, ci può anche interessare. Se no, voglio dire, no? Ecco, sì, per carità, sono contento che tu decida di coccolare la mia amica Anna Maria oggi. Insomma, no, è chiaro, è l'ultima schiaccia di casa. Però, ma speriamo che non cucini lui, perché sennò ammazza tutti i poverini. Comunque poveri, sta imparando, sì, dai, vabbè. Si sta applicando molto. Poi certo, io immagino che a sora Anna Maria oggi si metterà un attimo là con le maniche rimboccate, magari insegnando preparerà comunque un po' lei. Vediamo quanti chili di vongole prende. Mazza che buona, ha fatto una voglia. Speriamo che oggi anche mia mamma mi ha detto vada al mercato a prendere il pesce. Ho detto ecco mamma, mettete 6 mascherine pure sulle orecchie per favore, che mediamente cerco di non farlo uscire, però al mercato ci può andare lei, cascata il mondo, soprattutto qua con questo spettro che tra un po' i sessantenni li vogliono bloccare, questi chi li ferma? Hai visto? C'era una polemica di Fiorello ieri, di Fiorello sui sessantenni a casa. Giustamente, tu non ho l'età per uscire, quindi sarò a casa, che dobbiamo fare? Prima abbiamo mandato anche un pezzetto, vabbè, per fortuna Conte, che mi sembra ancora quello, e per fortuna lui, il più lucido, ha detto ma che stai a di, quindi ora ne parleranno, ma insomma immagino che si dovranno trovare delle vie di mezzo un pochino più intanto meno astringenti, perché poi non è che puoi costringere veramente tutti quanti a stare così, cioè o tutti o nessuno, ma se no perché? Chi l'ha detto? Cioè è una cosa troppo ampia, non è che andiamo con un anno di nascita, ragazzi, sono tante concause, anzi al limite dovresti tenere più al sicuro chi ha delle patologie, a prescindere dall'età, questo potresti fare, ma veramente proprio per cautelarne la vita. Ma lasciamo perdere, questi sono altri argomenti, Paolo, li lasciamo anche al governo. Qualche piccolo flash anche sulla nostra Roma, lo vogliamo dire? Ah, c'è un articolo, ho letto sulla Gazzetta, sui vari esuberi, gli argentini, Pastore, Perotti e Fazio sono in bilico, ma da 3 anni sono in bilico, diciamo così, almeno la Roma ha provato a cederli sia Perotti e Pastore almeno da un paio d'anni, Perotti forse anche 3, Fazio c'era stato qualcosa negli ultimi 2 anni, non so se tu sei contenta di un Fazio fuori dalla Roma... Ovviamente per risparmiare gli ingaggi è sempre quello il discorso, hanno gli ingaggi pesanti e la Roma potrebbe anche concedergli il cartellino, questo è quanto dice la Gazzetta, che è un'ipotesi che ci sta per liberarsi dei giocatori. Sì, per quanto poi mi sembra pure uno di quelli che prende di meno Fazio, ora non so proprio francamente sugli ingaggi. Di meno no. Perotti e Pastore non prendono poco, assolutamente, quindi sono ingaggi molto, molto pesanti per il bilancio della Roma, quindi questa ipotesi potrebbe anche starci.
mentre Mkhitaryan e Smalling dovrebbe essere prorogato il loro contratto sino al termine della stagione, qualora si dovesse prendere, riprendere a giocare. Speriamo, questo ce l'auguriamo, perché sappiamo quanto chiaramente, insomma, invece ci teniamo a sti due, ne parliamo sempre. Sì, va, figurati, intanto scusa, mi è arrivato un messaggio per un collegamento di dopo. Basta che chiudiamo alle 10, noi chiudiamo prima, se no ci cazzano. A figurarsi, adesso con calma rispondiamo a tutti quanti. Ce lo auguriamo, caro Paolo, che sono situazioni su cui tu stai da tutto l'inverno, tra l'altro quella di Smalling soprattutto, e continuiamo ad essere abbastanza ottimisti, legati un po' anche ai tuoi contatti. Speriamo che veramente poi si possano dimostrare così, perché sennò sarebbe anche poi in vista, il discorso che continuiamo a fare in questo momento è sempre lo stesso, anche in vista di questa scadenza poi dei contratti, dei prestiti e il rinizio presumibilmente di un campionato che dovrà andare avanti. Se rinizierà sarebbe veramente un casino, se non fossero poi rinnovati e dovesse nel frattempo contestualmente riprendere il campionato, perché sì, ce ne torna uno dall'infortunio, ma se ne vanno via due, tre, quattro, non lo so, per i prestiti. No, sarebbe difficilissimo, cioè una Roma, non me la immagino nemmeno una Roma senza... campionato che riprende, una Roma senza Mkhitaryan e Smalling in questo momento, quindi è anche normale che si trovi un accordo in questo momento per prorogare i contratti almeno fino al termine della stagione, che sarà credo agosto, presumo, pensando alle coppe europee, anche qualora sempre si dovesse riprendere a giocare, perché bisogna mettere sempre i forse in questo momento, i condizionali sono d'obbligo. Sì, no, i condizionali sono d'obbligo tutti quanti, Paolo, vediamo un po' come si mette. Intanto noi ci facciamo questo weekend pseudo sereni a casa, tutti tranquilli, cercate pure di uscire tutti di meno, che ieri eravate 200.000 mentre tornavo a casa in giro per le strade, datevi una calmata, non è cominciata una festa qua, vi do una notizia. Erano in cartoleria sicuramente. Io non lo so dove stavano, però erano veramente troppe persone. Cartoleria e cartoleria. Ecco. Un po' meno, e soprattutto state lontani quando andate in giro, cioè, perché se no è inutile, comincia ad essere inutile se no tutto quello che abbiamo fatto. Esatto, è sempre questo il mood, e la nostra citazione cinematografica è sempre la stessa, e noi la quotiamo, tra l'altro, insomma, è una grande citazione per cui non ci si può neanche veramente dire nulla. Poi torneremo a parlarne chiaramente, Paolo, nella prossima settimana, tanto il weekend penso vada così abbastanza morbido. Vediamo nel frattempo se ci saranno delle evoluzioni a livello di decisioni e sapremo raccontarcele. Assolutamente sì. Bene, intanto io ti ringrazio e ti abbraccio virtualmente sempre, aspettando di poterlo fare di persona. Anch'io, Valentina, un saluto a tutti. Grazie Paolino, un abbraccio a te. Ciao Paolo, ciao.